Quando trovo un'ottima visibilità e assenza di corrente, non ci penso due volte e mi dedico alla pesca in tana. Ho notato che fare un breve aspetto davanti all'ingresso della tana incuriosisce i potenziali pesci facendoli uscire allo scoperto. Sicuramente essere il più silenzioso possibile aiuta molto al fine della cattura. Qui solo pesci piccoli. Purtroppo diverse tane si trovano vuote o con solo pesci di piccola taglia, ed è proprio lì che dobbiamo essere bravi a non premere il grilletto. Solo facendo una pesca selettiva si cresce e col tempo arrivano le soddisfazioni. In questa tana mi accorgo che ci sono altri pesci all'interno. Sparo subito un sarago e lascio involontariamente il fucile con la videocamera accesa. Risalgo veloce a prendere un altro fucile nel tentativo di catturare un secondo pesce. Mi affaccio dalle altre entrate della tana, ma non riesco a trovarli. Solo tornando a casa e rivedendo i video, mi accorgo di quali pesci c'erano e del loro particolare comportamento. Erano molto incuriositi dell'accaduto e nel momento in cui io mi affacciavo, loro si spostavano. Solo grazie all'uso della videocamera ho potuto accorgermi di tutto questo.
Lasciare indisturbati i pesci più piccoli all'interno delle tane funge da richiamo per gli esemplari più grossi. Anche qui solo pesci piccoli. Eh no, alla triglia non si dice mai di no. Guardate qui, stessa scena. Sparo, lascio il fucile e risalgo. Aver sparato il pesce in modo da immobilizzarlo sicuramente non allarmi i pesci restanti. Guardate che figata. Io ora sto riscendendo. Guardate come non appena mi affaccio e accendo la torcia, avvertono la mia presenza e spariscono. Veramente incredibile. Il mare e i suoi abitanti sono qualcosa di affascinante e indescrivibile. Sta solo a noi prendercene cura, rispettandolo senza approfittarne troppo e senza strafare. Come avete visto, nel mondo marino non si finisce mai di imparare. È solo curiosando che possiamo scoprire nuove cose. Spero che sia stato di vostro gradimento. E grazie per la visione. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale. Ciao!